Benvenuti a tutti i nostri amici di Pianeta Pane. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo della panificazione in una branca molto importante di questa, che è quella della pizzeria. E quindi oggi ho il piacere, dopo tanto tempo, sono riuscito quindi ad avere la possibilità di intervistare un grande maestro di questo settore. Do il benvenuto a Cristian Zaghini su pianetapane.it. Buongiorno, Cristian. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un immenso piacere per me, buongiorno. Ti vediamo perché hai un tutore che purtroppo c'è stato un brutto incidente, ma vedo che stai molto meglio, mi sembra di capire. Sì, ho fatto un intervento alla spalla dove avevo un tendine rotto, adesso l'abbiamo rimesso in sesto, mi ha messo due viti e mi ha fatto ripartire. Ah, così come dal meccanico, due viti, ormai anche noi siamo intercambiabili. Vabbè, intanto Esatto. per una buona guarigione, un augurio di tutti i ragazzi di Pianeta Pane, dello staff, Grazie. ovvio, e colgo l'occasione per farti alcune domande su quello che è poi è stato ed è il tuo mestiere, ma principalmente sapere come è iniziato e come il tuo ambito lavorativo si è modificato nel tempo. Beh, Cristian Zaghini parte delle feste popolari che si è innamorato della pizza perché vedevo un pizzaiolo siciliano che girava la pizza in una maniera spaventosamente veloce e questa cosa mi ha preso molto. E da quel momento lì in poi, in queste feste popolari che organizzava mio padre, dalla parte in cui poi è stato anche messo un forno trasportabile attraverso un trattore perché era su un rimorchio, abbiamo cominciato a dilettarmi nell'arco della pizzeria e ad avere le prime, diciamo così, nozioni con questo pizzaiolo che mi ha insegnato a stendere, a tirare, a girare la pizza nel forno, a farcirle. E la mia prima pizza, diciamo che è stato il calzone, non è stata neanche una pizza. Ah, quindi praticamente tu, cioè la prima esperienza non è stata non solo stendere, ma quindi chiudere un prodotto. E il calzone, poi da noi il calzone sarebbe quello chiuso praticamente, Sì, quello di cui è quello che voi stiamo chiamate anche panzerotto, parlando. Beh, in quel caso, se no? così Solo che lì è grande fritto. per polifemo, praticamente, se hai fatto Esatto. l'estensione del piatto, mi sa che ci mangia una famiglia. No, è un buon No, no, il prodotto. calzone è chiuso al forno così, è stato il primo che mi sono dilettato perché molto probabilmente era il più semplice. Poi piano piano con le sue dritte, nell'arco di 4-5 giorni, mi ha insegnato a stendere la pizza tonda, infornarle. Mi ricordo che giravo queste pizze su una cassetta di mele perché non ci arrivavo al forno allora. E quindi per stare ancora meglio a girare la palla nelle ultime pizze là in fondo, mi ha messo su una cassetta di mele che era un po' più grande, quella di legno, bello spesso. E stavo lì in piedi e giravo queste pizze. Incredibile, incredibile, cioè già ragazzino Cristian Zaghini che si lancia in questo mondo è stato, penso sicuramente una esperienza esaltante. E oggi il tuo ruolo qual è esattamente? Beh, oggi, dopo aver fatto varie stagioni al mare, dove ho imparato perché dopo questa pizza, queste feste che erano popolari, sono stato notato da un pizzaiolo che aveva una pizzeria vera e propria, il Padus a Salara a Rovigo, il quale considero come mio secondo padre, perché lui è fondamentalmente il mio maestro che mi ha insegnato poi tutto il resto, perché là ho preso la pratica. Poi la pratica degli impasti l'ho presa in questa pizzeria e da lì, dopo le varie specializzazioni, un corso fatto con lui. E poi lui è venuto alla pizzeria, non ho voluto restare lì, sono andato a fare le stagioni al mare a Riccione e lì ho appreso altre tecniche di velocità perché i numeri sono cambiati e quindi di conseguenza da aiuto pizzaiolo a primo pizzaiolo, poi ho cambiato pizzeria ancora, servizio militare, di nuovo ho preso in mano una pizzeria molto importante in Viale Ceccarini che è il Canasta e da lì sono sbocciato come pizzaiolo, diciamo che seguivo e dirigevo altri tre pizzaioli sotto di me. Di conseguenza, arrivato a un certo punto della mia attività, nelle macchine si dice con tanti chilometri alle spalle, io dico con tante pizze alle spalle, mi sono reinventato, tra virgolette, un lavoro. Mi sono inventato il lavoro del consulente ristorativo, il consulente ristorativo in pizzeria. E mi ricordo che quando ho aperto la partita IVA nel 2004, l'anno in cui è nato anche mio figlio, il mio primo figlio, io praticamente non sapevo dove collocarmi. Qual è l'indirizzo di partita IVA che ti diamo? Ed è altri servizi alle imprese.
Poi Colefiere è un'associazione che è stata fondata a Rimini tra me e altri cinque pizzaioli nel riminese, che era Rimini Pizza, e quindi eravamo presenti in fiera a Tarte, il SIGEP, degli anni in cui, quando non era ancora la fiera di adesso, ma era la fiera quella più No, in il centro a SIGEP ha Rimini. avuto anche una bella evoluzione, quindi Un'evoluzione, c'era, allora c'era anche incredibile. il Pianeta Birra, c'era la Festa della Birra, cioè, Esatto, c'era ricordo parecchio da. bene. Esatto, e da lì la mia avventura è cominciata con un mulino che mi ha dato la facoltà di diventare tecnico, mi hanno insegnato tantissimo sul mondo delle farine, stare sempre a contatto poi tra l'altro con uno dei titolari che è il progettista delle farine, mi ha dato tanti accorgimenti, mi hanno dato la possibilità di crescere con il master, con gli accorgimenti che mi hanno attaccato vicino a me. Mi ha messo praticamente a disposizione i più grandi professionisti del settore che c'erano, sia della panificazione che della pasticceria. E da qua, piano piano con lo studio, la voglia di scoprire sempre qualcosa di nuovo, di non accontentarsi mai, mi ha avvicinato tantissimo ad essere un po' con quell'ambizione di essere diverso dagli altri, no? Quindi ho detto, perché non partire con una biga quando tutti fanno il pulish? Perché non cominciare a lavorare con il lievito madre quando è stato abbandonato? E lì Esatto. l'impresa è stata bella grande, perché all'inizio tutti dicevano: no, ma tu sei matto, con il lievito madre naturale nessuno mai ci lavorerà, è troppo Sì, però laborioso. poi alla fine, come vedi, tu hai costruito qualcosa e tutte queste innovazioni ti hanno portato ad evolverti. Questo è stato, Certo. penso, la cosa migliore, perché hai investito lì dove altri in quel momento magari non guardavano come lievito madre, penso che è stato solamente una strada di grande soddisfazione a questo punto. Sì, è una strada di grande soddisfazione perché comunque il mio lavoro è stato quello di semplificare il lavoro del lievito madre vecchio. Cioè noi siamo sempre delle persone che abbiamo dei metodi che impariamo, no? E ce li portiamo avanti. Tante volte la pizzeria è molto semplice, tenta di semplificare tantissimo. L'evento del Esatto. lievito di birra è stato una mano dal cielo perché ha semplificato tanto i vari passaggi dei rinfreschi di una madre che doveva aspettare del tempo. Però credo che mai nessuno si sia messo lì a pensare, ok, devo fare una pizza, non mi serve un lievito madre da pasticceria, non ci sono tutti quei grassi, non c'è tutto quell'uovo, non c'è tutto quello zucchero che fa un effetto tampone. Per cui di conseguenza, inizialmente io per primo ho appreso delle tecniche che appartenevano al passato, cioè i tre rinfreschi, arrivare con un rinfresco lungo all'impasto finale. E poi di conseguenza andare a creare una pizza che durava inizialmente 2 giorni fino poi a rifarla arrivare anche a 4-5 giorni nel Tirando frigorifero l'organizzazione. e quindi lavorare in un sistema normale come il lievito di birra o comunemente il lievito compresso, meglio il suo nome è lievito compresso, il di birra è già un lievito naturale. Che poi anche il saccaro miceto che noi compriamo al supermercato è un lievito naturale perché nasce da una madre, viene estratto da là, poi portato in cultura e moltiplicato le cellule su delle sostanze zuccherine come la barbabietola, la melassa e la barbabietola da zucchero. E quello sono, Quindi. diciamo, degli agenti fermentanti importanti. Ti volevo fare, ti interrompo per un'altra domanda. Tu, come tanti italiani, hai vissuto un periodo del lockdown, Sì. perché comunque ci ha portato a scompiglio le nostre vite, ha modificato molti, diciamo, molte modalità nella tua vita. Ecco, tu essenzialmente cosa hai fatto? Hai continuato a studiare o l'hai preso come pausa? Com'è stato quel momento? Perché dietro ogni pizzaiolo c'è un uomo e noi interessa anche questo particolare. Allora, intanto inizialmente come tutti, questo lockdown ha portato dei danni perché il mio lavoro è fatto principalmente di consulenze, quindi tutti quegli appuntamenti che erano già messi su, che erano già messi su un'agenda, compreso appuntamenti esteri, sai benissimo che sono stati dovuti ad essere annullati, me li sono visti annullati e poi da quel momento lì in poi il danno economico l'abbiamo visto in questi giorni. Un po' tutti, esatto. Inizialmente mi ha fatto molto arrabbiare, inizialmente mi ha molto chiuso, fino a quando poi mi sono messo sotto un albero, sotto una quercia, mi ricordo, in un campo che è vicino a casa mia, ho un bel bosco di querce, e quindi mi sono messo lì sotto e ho cominciato a pensare. Tanto quello che è successo nessuno più te le riporta indietro, quindi incazzarsi per niente non serve niente.
Siccome che l'uomo ha un cervello che è la più sofisticata macchina che possa esistere al mondo, non esistono computer, e siccome che tutti i problemi vengono per essere risolti, non esistono soluzioni, diceva Einstein, ma opportunità, soluzioni e opportunità, a quel punto lì ho cominciato a lavorare in un altro modo. E ho preso del tempo per studiare, ho preso del tempo per andare a amplificare ancora di più quelle che sono le mie conoscenze nelle fermentazioni. Il mio garage è un laboratorio per cui impasto e impasto, produzione di pane per tutti, pizza per tutti del vicinato, pangocci per i bambini. Ne ha usufruito. Sì, sì. Pangoccioli per i bambini, e poi dolcini, dolcetti, insomma, dai, quelle cose che si fanno a casa. E ho fatto una diretta, poi ho visto che nella diretta un po' c'è stato un grande marasma dove tutti si sono buttati su pane, pizza, cioè qui è scoppiato il mondo, ecco. Si sono tutti appassionati a quest'arte. Voglio sapere qualche tua impressione proprio a proposito di questo, perché molti si sono cimentati. Tu che idea ti sei fatto di avvicinamento spirituale degli altri al tuo lavoro o qualcos'altro? Fammi un po' capire. Allora, intanto dalle mail che ricevevo, i messaggi, vari WhatsApp da persone anche del posto, quelli anche i miei vicini stessi che mi chiedevano come fare la pasta da pizza, perché fino all'altro giorno loro la facevano, ma con la ricetta di suor Germana, con tutto il rispetto parlando, però siamo molto lontani dalla realtà pizza, no? Ho visto che c'è stato un avvicinamento a quello che è l'interesse sull'arte bianca, in capire come nasce il pane, a capire che ci sono dei tempi di rispetto, ma io pensavo fosse più facile, buttavi dentro acqua, farina, lievito, lasciavi lì, mettevi in pentola, cuocevi. No, non è così, perché anche le cotture le sbagliavano, veniva fuori il pane crudo perché non calcolavano i tempi in base alla pezzatura e idratazione. Quindi alla fine c'è stato un avvicinamento che potrebbe essere, da un punto di vista mio personale, una cosa buona, perché hanno capito realmente qual è la fatica che fa un professionista per produrre quel prodotto. Cioè il prodotto pane va amato perché dietro c'è del lavoro, e c'è tanto lavoro, ci sono bene ancora oggi storia dietro, esatto, chi lo fa ancora bene come una volta, gli aspettano il lievito, gli fanno il rinfresco, lo portano a preimpasto, quindi fanno una biga o fanno un pulish, lo finiscono, dietro c'è del lavoro, non c'è una stupida materia che si chiama farina, perché tanti dicono è tanto stupida, ma in realtà è complessa, complessissima. No, stupida non è, complessissima. Esatto, ed è una materia nobile, è una materia nobile perché proviene dalla terra, tanto vero che io mi ricordo sempre che il vecchio fornaio, se cadeva un pezzo di pane per terra nel mio paese, lo baciava, perché dice: io ho ringraziato che sia caduto a terra, perché proviene dalla terra. Questo è un buon simbolo, perché vuol dire che il prossimo anno avrò ancora grano da trasformare in pane. Fantastico. E queste cose qua io me le porto dietro con me, me le sono sempre portate dietro con me, ed è una cosa a cui io credo. Dall'altra parte, da come professionista, come la vedo io, è ovvio che è bello produrre il pane in casa, però pensiamo anche a chi ha delle attività all'esterno che produce del pane. Finché mi produco il pane per me, autosufficienza è un conto, poi produrre del pane a casa per altra gente, venderlo anche in sistemi per farci su qualcosa, per sgavinar via le giornate, cioè cerchiamo di pensare a chi ha delle attività che fanno i dipendenti e quant'altro, perché lì dopo incomincia a diventare un gioco un po' particolare, ma la stessa cosa vale per il panettone, vale per i croissant, vale per tutto. Poi per carità, uno può prendere tutta l'arte, domani uno può essere un ragioniere di banca e trovarsi in un panificio con tanto di cappello, chapeau. Mi succede anche nei corsi e nelle consulenze che faccio di avere persone che provengono da tutt'altro lavoro e imparano e fanno il lavoro perfetto poi, perché attenzione. Comunque sì, ci sono queste persone che comunque hanno anche una loro dote interiore. Io tanti anni ho praticamente gestito un panificio, vengo da degli studi diversi, giusto per confrontare le nostre esperienze, di design automobilistico, quindi dico sempre che da pini e farina mi è rimasta farina praticamente, quindi sono rimasto. Bella questa. Quindi, beh, sì, no, ma è vero, caro amico Cristian, anch'io ho avuto il panificio, adesso l'ho venduto 3 anni fa e mi sono riconcentrato sul pane da pane. E le tue parole le capisco, le comprendo, però oggi quello che mi chiedo, soprattutto avere te un professionista davanti, è fare una domanda molto particolare. Cioè, voglio dire, quando tu pensi a una nuova pizza, no? Allora, qual è il tuo modus operandi? Cioè, metti una serie di cose, le metti su una scala
cronologica, tipo tecnica, tipo selezione degli ingredienti, estro o del gusto o valore estetico e presentazione. Tu, ecco, come ti regoli nella creazione di un prodotto affinché questo diventi unico ed esclusivo? Allora, intanto parte tutta la base dei cereali. Io sono molto attratto da quello che possono essere cereali minori e possono essere quei cereali che mi danno delle particolarità a livello di texture e di gusto diverse. Ok? Le farine le conosciamo tutte per grado di raffinazione, neanche raffinazione, attenzione, se ho detto una bufala, è meglio che subito mi ritiro via. Burattamento, ecco, esatto. Sì, perché poi tutti ti dicono cose, ma comunque non ti preoccupare. Dimmi. Infatti, grado di raffinazione, perché la conosciamo tutti, è setacciatura, perché è molto più semplice, ma il termine è corretto, esatto. Come hai detto tu, burattamento. Quindi, di conseguenza, la 00012 abbiamo imparato che cosa sono, ormai anche le massaie le sanno interpretare abbastanza bene, tanto è vero che vediamo più gente a leggere gli scaffali della farina e fermarsi sulle etichette che su altre parti, perché hanno intenzione di fare una cosa, quindi tutte le ricette che vengono riportate, farina, W, vanno a cercare dei termini che poi alla fine mi scappa anche da ridere, perché sento, ma dov'è sto W che dicono? Altri lo chiamano Watt. È come se stato scegliendo delle lampadine. Pacchetto si dovrebbe accendere. Esatto, come accendere le lampadine, no? Allora, parte dalla selezione dei cereali. Tante volte, trovandomi adesso di recente, mi sono trovato a lavorare, per esempio, del su senza glutine, no? Sto formando una farina senza glutine. E devo dire che fino a poco tempo fa l'ho snobbata e l'ho anche ritenuta una rompiscatole come tipo di farina, sia per lavorazione, perché lavorare con gli amidi è come lavorare con della colla. In realtà ho fatto la stessa cosa del lockdown, incominciamo a usare il cervello e incominciamo ad applicare qualcosa per far sì di semplificare il lavoro ai professionisti e di renderla lavorabile. E perché no incominciare a fare anche delle pizze gourmet senza il glutine? Perché cominciare a fare delle lievitate del senza glutine? Perché solo la pizza normale deve essere così? Quindi mi ha aiutato tantissimo, ma non solo nel campo del senza glutine, anche in una futura miscelazione di una farina che contiene il glutine, con il sorgo integrale, con il miglio integrale, e quindi di conseguenza cereali che sono stati dimenticati, perché a livello nutrizionale sono fantastici a livello di contenuti di alimenti, nutrienti, no? Macronutrienti. Ciò che però, non avendo glutine, danno filo da torcere, quindi hanno anche, oppure cereali minori come i cereali antichi, hanno forze minori. Però in realtà, esatto, se si usa il grano per quello che è, noi teniamo fuori uno spettacolo incredibile di prodotto, dei profumi pazzeschi che sono stati dimenticati. Ci siamo stati abituati a lavorare con delle farine forti, che farine forti poi non le sappiamo utilizzare al 100%, perché se guardiamo i tempi di maturazione che ha una farina forte, nessuno di noi può arrivare a raggiungere quei gradi di maturazione, a meno che non abbiamo delle celle di stoccaggio degli impasti, perché 120 ore di lievitazione sono 5 giorni. Un giorno il freddo che deve comparare. Esatto. Ma poi soprattutto il discorso dei numeri che si fanno giornalmente. Io dico, quante pizze fai in un giorno? 400, cavolo. C'hai la possibilità di mettere via 200 palline, mi dici come fai a raggiungere le 120 ore di lievitazione, scusami. Cioè, dov'è la maturazione di 120 giorni? Cioè, 120 ore sono 5 giorni. Vuol dire che tu metti via 1000 pizze. Se ne fai 200 al giorno per 5 giorni, ci scappa. Ci vorrebbero i superpoteri, Cristian, in quel caso. Esatto. Allora dico, no? Invece di fare una gara a chi ce l'ha più lunga la lievitazione, che serve da altre parti, le gare di durata, io dico sempre, abituiamoci a lavorare dei grani semplici, grani che sono nostri, sfruttarli al meglio delle loro caratteristiche, vedete che tirate fuori prodotti che sono speciali. Infatti di recente io sto lavorando tutto, mi sto basilando con delle farine di media forza e deboli e ottengo dei prodotti che fanno paura, sia nello sviluppo, sia nella masticazione, esatto, sia nella masticazione, sia nella loro friabilità, sia nello sviluppo della crosta. E da qua, abbinandolo al farro monococco, al farro, all'avena, al sorgo, al miglio, vado a fare dei mix con dei semi tostati magari all'interno, dove faccio delle pizze idratate dal 75%, perché sono farine che sono deboli, possono portare fino al 75% massimo di acqua senza fare anche lì andare oltre, perché non serve a nulla, riesco a ottenere dei prodotti che sono fantastici. E la gente ti chiede, ma come fai a fare un prodotto del genere così? Perché la tua è così facile da masticare, la nostra è un po' tegnosa, legnosa, cingosa? E ti scommetto che tu sei abituato a lavorare con delle farine forti. Sì, io uso la rossa, bene.
Sì, ma c'è abbandoniamola. Tutto, comunque, Cristian, c'è tutto un mondo che deve continuare a svilupparsi in temi di tecnologia, di apprendimento. Certo. Perché se noi ci fermiamo sulla lunga lievitazione, facciamo solo quella, la tiriamo a morte questo povero impasto, perdiamo di vista il tuo messaggio e tutto il resto. Gli alternativi. Esatto, qua abbiamo parlato solo della selezione per fare l'impasto. Poi il topping. Il topping come nasce? Il topping, io mi avvalgo delle stagioni, quindi cerco di valorizzare il più possibile le materie prime che io ho di stagione, perché sono le migliori, hanno il costo, hanno la qualità, rapporto prezzo migliore in assoluto, esatto. E soprattutto possono essere anche autoctone di qualche contadino, quindi essere valorizzate ancora di più. Conosciamo se magari sono fatte in una forma naturale o biologica, quello che sia. Esatto. Cercare di lavorare e combinare il bilanciamento tra vegetali e carni animali o carni di pesce, oppure solo carne, oppure solo pesce. Tento di lavorare tantissimo con il gourmet, soprattutto di base solo rossa pomodoro, quindi fare pizze ideali che vanno d'accordo col pomodoro, oppure quelle delicate solo con la mozzarella o scamorza affumicata o scamorza in genere o fior di latte o bufale. Mi stai facendo venire fame. Hai questo potere, questa enfasi descrittiva veramente da serial killer. Non so come fai, ma io adesso scendo giù, mi fa un trancio per colpa tua. Focaccia con la mortassa. Mi interrompevo. Ecco, quando tu spesso fai un prodotto che possa rimanere unico e possa colpire, alle volte l'ispirazione viene principalmente da te stesso o alle volte ti confronti, ti aggiorni, come avviene questo momento? Cioè, l'ispirazione di fare una cosa carina, dove la prendi esattamente? Allora, diciamo che l'aspirazione spesso e volentieri mi arriva per casualità, sto facendo magari delle cose oppure da uno sbaglio stesso, e infatti i migliori prodotti vengono fuori dagli sbagli. Pensiamo al babà, pensiamo al panettone, ne potremmo elencare tantissimi, no? E di conseguenza da qui nascono anche dei prodotti nuovi, dico cavolo, questo è interessante, la prossima volta al corso lo vado subito immediatamente a presentare. Oppure anche dalla collaborazione con i ragazzi che lavorano con me, li vedo lavorare, sperimentano, si buttano perché non hanno la conoscenza, non sanno come vengono, mentre tu magari hai dei parametri un po' più a freno, perché dici cavolo, so che li sbagliano, invece dopo vedi che la cosa può risultare. E questo mi è successo molte volte anche nelle mie consulenze, mi telefono, ho fatto un rifresco così, lievito, ha funzionato una meraviglia, zero acidità, sviluppi pazzeschi. Ecco, quindi io assorbo, io do tanto a loro, ma loro danno tanto anche a me a livello di feedback, di ritorno. Non giudico mai gli altri, non dico hai sbagliato, non si fa così, è una cosa che non mi appartiene, perché andare a giudicare il prodotto di un altro è una cosa che inizialmente facevo le giurie e poi tutto d'un tratto in giurie tecniche di assaggiare pizze e cose varie non mi va, perché mi sembra di giudicare una persona che poi un domani ha bisogno di me e dice come prima mi hai giudicato. No, è un atteggiamento molto onesto e soprattutto diciamo ligio a una tua personale, al tuo personale modo di essere. Una domanda, ascolta, beh che te ne ho fatte tante, però quello che negli altri paesi spesso si dà un'impronta distorta del nostro prodotto, cercando dei arricchimenti forzati nelle dimensioni, nello stracaricare questo condimento. Secondo te, ecco, quando arriva il turista in Italia, pensi che da una parte sia confuso o pensi che da una parte possa essere educato alla percezione del gusto? Allora, è una bella domanda, perché da pizzaiolo quando facevo le stagioni al mare, arrivavano tedeschi, danesi, svedesi, inglesi, da tutte le parti del mondo, quindi la famosa pizza di Hawaii lì con quell'ananas, il prosciutto cotto, le patate fritte, gorgonzola e pere, frutti di mare, gorgonzola e pere, la più strana di tutte che mi hanno fatto fare dei finlandesi. E tu dici, ma come fai a mangiare una roba del genere? Allora, inizialmente tu la cataloghi come una schifezza, però i gusti sono gusti, giusto? Certo. Quindi alla fine bisognerebbe provarla un pezzettino e poi ti accorgi che magari ananas prosciutto non è poi così male. In fin dei conti noi mangiamo prosciutto e melone. Certo. Quello con le patate fritte, giusto, le patate fritte, ci si può stare per i bambini, ci sta.
Allora, quello che mi sono accorto facendo anche delle consulenze estere, mi è successo di fare delle consulenze in Olanda per una catena molto grande e mi diceva sempre: la tua pista è molto leggera, è troppo leggera, è Hilt, non va bene per il popolo olandese. A noi serve una pista più bella, più pesa, più struttura, più formaggio, più cheddar al posto della mozzarella per dirti, salsiccia a go-go, peperoni, salsa di peperoni, poi Sì, mettevano su i magari tacos con le mettiamoci patatine la strane. scarpa da tennis e il pneumatico, cioè Esatto. è un Quindi po' una forzatura. quando vengono qua e prendono una classica margherita oppure una classica prosciutto e funghi, perché loro c'erano nostri con queste cose qua, Messenum Ham, no? La prima di tutte. Loro incominciano a essere un po' sbalorditi perché la sentono leggera. Se guardate, spesso e volentieri il turista ne mangia anche due, perché per loro è aria. Quindi tu dici, ma com'è che questi qua sono inglesi o sono stranieri, mangiano due pizze e l'italiano ne mangia una sola? Perché noi siamo abituati ad avere una dieta molto più completa, molto più pasti nell'arco della giornata. Loro questi si alzano, se guardate caso, quando poi incominciano a fare colazione, vanno di burro, vanno di marmellata, vanno di uova, vanno di bacon, Uova, vanno di salsiccia, a pazzesco. go-go. Quindi la classica colazione o breakfast all'inglese è bella tosta, ma ti permette di andare avanti tutta quanta la giornata. Poi magari mangiano leggero la sera. Allora, Sì. è un sistema di cultura che sì, genera comunque delle difficoltà iniziali perché si trovano a mangiare tanto leggero e hanno bisogno di mangiare di più. E nel pensiero loro è ovvio, dice, ma in Italia si spende tanto per il mangiare, ma non è vero. Non è Esatto, vero. sono d'accordo. Noi Sì, spendiamo tanto questo per il mangiare, ma mangiamo bene. Voi spendete poco, ma mangiate una volta soltanto e mangiate male. è vero, questo è vero. Comunque, noi siamo dei mangioni, ma neanche loro scherzano. Un'altra cosa, Cristian, l'esperienza sappiamo che ti ha portato a pubblicare un libro insieme a dei mostri sacri della nostra panificazione, eccetera. Vorrei che ci parlassi brevemente, visto che siamo anche in conclusione di questa bellissima intervista, di questa esperienza che hai fatto. Vorrei sapere qualcosa da te. Allora, le fermentazioni spontanee. Esatto. Sì, è un libro che ho scritto molto volentieri e con orgoglio. Inizialmente dovevamo scriverlo in due, poi ci siamo messi in tre, poi ci siamo arrivati in quattro, perché abbiamo detto perché non brancare tutta quanta il ramo dell'arte bianca, pane, dolci, pizza e soprattutto lavorare nei grandi lievitati, come il panettone, quella è una sfida non indifferente. E quindi io insieme a Carlo Di Cristo, professor Carlo Di Cristo, che ha una passione sfrenata per il pane ed è un docente universitario, Pierluigi Sapiente e Ezio Marinato, che penso che non abbia bisogno di presentazione, perché Niente, anche bravo un po'. Ezio è il vero mostro sacro di questo libro, proprio lui. E poi c'è Gigi che dietro non scherza, sebbene nella sua giovane età. Abbiamo deciso di pubblicare una via dove io fin dall'inizio sono sempre stato fortemente deciso a volerlo, perché le fermentazioni spontanee, da come la penso io, appartengono alle origini dell'uomo, appartengono a un sistema naturale dove la natura ti dà, tu prendi, metti insieme, ottieni, non tocchi niente, i parametri li scelgono loro. Cioè quello che avviene lì dentro è pura magia, c'è una selezione, sappiamo tutti della microflora come quando nasce un lievito madre naturale, e in questo caso andiamo a utilizzare invece le fermentazioni derivanti o da frutta o da vegetali. Esatto. Vegetali, scusatemi, verdure in questo caso. Quindi dalle verdure io vado a tenere principalmente batteri lattici, batteri acetici, mentre invece dalla frutta vado a tenere lieviti principalmente. E combinando i due liquidi si possono ottenere una sorta anche di liquido che poi può tranquillamente far partire un lievito madre con i vari rinfreschi e distanze di tempo. Quello che è il bello è che c'è una possibilità immensa. Io inizialmente sono stato anche abbastanza aggredito su questa cosa qua, ed Ezio e Carlo sono stati i primi che mi hanno detto: stai buono lì, respiriamo, incominciamo a analizzare, incominciamo a lavorarci in sordina e poi arriveremo a far vedere che questo non succede assolutamente. Di pericoloso non c'è nulla. È vero che Assolutamente. una persona deve incominciare però a darsi delle regole. La pulizia, conoscere con chi ha a che fare, perché abbiamo a che fare con dei batteri, abbiamo a che fare con dei lieviti e sappiamo che cosa possono fare. Ma questo può succedere anche con del lievito di birra, non solo con il lievito madre. Trattato Certo. male, ti mette sulla water, ti fa stare tutta una giornata. In altri casi la pulizia è essenziale, però non intercorrere in qualcosa di patogeno.
Detto questo, in una fermentazione spontanea con un crollo così verticale verso il basso del pH, è difficile per qualsiasi sostanza patogena vivere in assenza di ossigeno. È difficile per il botulino, è difficile per l'Escherichia coli ed è difficile per tutti quelli che sono altri patogeni che non sto qua ad elencare. È ovvio che c'è la pericolosità delle spore. Noi abbiamo messo sempre in campo che c'è un pericolo. Però il dottor Carlo Di Cristo qui ha fatto un lavoro eccezionale perché abbiamo fatto analisi a 32 campioni di fermenti, moltiplicati per 3 volte, 4 volte, sempre sullo stesso tipo di fermento e in diversità di fermenti da mani diverse, quindi non solo da biologi, ma anche da microbiologi con Diciamo che l'equipe. tutto è stato calcolato affinché questo prodotto sia ovviamente tutelato, ma sia fatto in maniera Certo, migliore delle sue sicura. aspettative. Esattamente. Una Migliore sicura perché. domanda che poi chiuderà questa nostra chiacchierata riguarda, io parlo di pizzaioli, parlo di questi professionisti. Secondo te, oggi sono ancora in auge, sono ancora lo zoccolo duro della conoscenza nel mondo o qualcosa secondo te un po' è cambiato? Allora, il mestiere del pizzaiolo è intanto un mestiere come quello del panettiere di sacrificio, cioè di mezzo sabato e domenica, basta guardare la richiesta che i ristoranti ti fanno solo di personale, ma non solo pizzaioli, cuochi, camerieri. Mi dispiace perché è un lavoro che i giovani di oggi poco apprendono, per me è stata proprio una sorta di emozione molto forte e oggi posso dirlo con orgoglio, io sono orgoglioso di essere un pizzaiolo, sebbene che ho tutto un altro Sei anche un diploma. tecnico di un certo Sì, livello, quindi non ho sei tutto un solo. altro diploma. Poi dopo lo studio mi ha portato a diventare tecnico anche ad affrontarmi con i vari esperti del settore. Il pizzaiolo oggi ritengo che quello è la figura professionale che sta facendo tantissima formazione come non mai. I corsi di formazione si stanno evolvendo, stanno diventando corsi di alto livello, fatti con persone che abbiano peso, ovviamente. E la maestria sta portando dei bei individui. Io spero tanto che ci sia un rinnovo della generazione di questo lavoro, così come nella panificazione, perché fare il pane è un'arte. Vedo che ci stanno approcciando anche al lavoro del pizzaiolo più spesso le donne, e questo mi fa molto, ma molto piacere, È perché una domanda che ti non volevo è fare. un lavoro di peso, ma anche nella panificazione sta portando le donne a arrivare perché la manualità che abbiamo nelle mani nel chiudere il pane o nell'abbattere un disco per aprire la pizza in velocità lo possono imparare tranquillamente anche le donne. Non ho mai capito perché abbiamo detto che il fornaio e il pizzaiolo è un lavoro di peso dove deve essere fatto solo da uomini, ma del resto si pensava la stessa cosa dei camionisti. In autostrada spesso e volentieri veniamo giù dei tir delle donne. Quindi di conseguenza, credo che è un mondo fantastico dove la professionalità e il sapere non devono mai abbastare, perché quello che io imparo oggi, domani potrebbe già essere vecchio ed è uno dei miei format più grandi che ci siano, ve lo dico sempre in tutti i miei corsi. Sappiate bene che quello che vi dico io oggi, per oggi la penso così, domani potrei pensarlo in un altro modo. Domani per Esatto. me quello che ho trovato adesso è vecchio, perché ho trovato un altro step, perché qualcuno mi ha dato un feedback e mi ha portato la curiosità di provare un'altra strada e la E porto tutto poi avanti. cambia, e tutto si evolve, tutto ha Esatto, un altro senso. è il Esatto. professionista in questo ramo, è sempre quello che si mette in discussione, non deve atteggiarsi come sempre, io ho detto io Assolutamente. faccio la migliore pizza, lui non sa No, fare no, niente, un po' no. come nord e sud che ci hanno diviso, voi fate la piado pizza, noi facciamo la pizza, voi fate la pizza che è un cracker, noi facciamo la vera pizza, via dicendo. Hai Ok, la ragione. pizza vive perché è soggettiva, è un gusto soggettivo. Può piacere o non può piacere. Io le rispetto tutte, mi piacciono tutte, dalla teglia al padellino, alla pizza pugliese, alla focaccia pugliese, genovese, ligure, la pizza napoletana, la siciliana, o quelle che sono su al nord, che sono più basse e più croccanti. È solamente una questione di abitudine. D'altra parte, 22 regioni che abbiamo in Italia, 22 tipi di cucine, ragazzi. Non c'è nessun altro stato al mondo. E tante varietà. Tante varietà e non c'è nessun altro stato al mondo che abbia in 22 regioni, 22 tipi di regioni, 21, 22, se non mi ricordo neanche più qua, sono, posso essere un po' ignorante, quindi c'è un lapsus, però 20, 22, quelle che siano i tipi di cucina,
E pensate che in 22 regioni ci sono 300, in Italia ci sono più di 300 tipi di pane diversi e soprattutto non conosciamo ancora quelli montani. E questa la può Esatto, dire ancora tutta. stessa cosa viene comparata sia della panificazione che nel settore della pizzeria. Abbiamo concluso il tempo, ma abbiamo passato un tempo avendo delle informazioni da te molto importanti. Ti voglio ringraziare da parte di tutti i Piedi da Pane, ovviamente alle massaie che hanno sentito le tue parole, santissime, sono contentissimo di aver fatto questa intervista. Intanto augurandoti una guarigione in tempi brevi, ma soprattutto Grazie. con la possibilità di incontrarci anche al SIGEP, sperando che viene fatto e anche darci la mano di persona, visto che ora siamo in digitale, eccetera. Cristian, Siamo agli grazie. opposti, siamo agli opposti dell'Italia. Io sono Beh, io Molise, sono in voi siete in Puglia, Puglia. tu sei in Emilia-Romagna? Sì, No, no? sono a Gorizia io adesso. Ah, stai a Gorizia. Perché Ah, oggi pomeriggio vado in un centro riabilitativo sportivo per la spalla, perché devo cominciare quindi subito a stai. rimetterla in sesto. Però non ci perdiamo di vista. Voglio ricordare il libro Lievitazioni spontanee, in cui fa Tecniche di parte il lievitazione spontanea. contatto. E mi dice anche l'editore. L'editore è Italian Gourmet, Italia. con l'editoriale dei libri professionali, la catena professionale dei libri tecnici. Perfetto, così sappiamo almeno le nostre amiche massaie e i nostri professionisti E per le dove massaie, andare. anche un altro accorgimento, se riuscite a trovare le farine che sono state disposte per voi del Mulino Grassi, a livello anche appacchettamento da chilo, provate quelle farine che sono l'Encon, che sono la Sì, Montana con la infatti, sega, me ne parlo da Massimo. grani che sono nostri e grani semplici. Quindi le farine del Mulino Grassi ve le consigliamo anche noi di Pianeta Pane, a parte sono anche nostro partners, il bravissima questa famiglia Grassi, anche nella persona di Massimo. Ti ringraziamo, allora grazie di tutto, a presto, Grazie a voi. ciao, ciao, grazie Cristian, una buona giornata Grazie a a te. voi, buona giornata Ciao, a voi. grazie. Ciao ciao.